Della Morningstar questa storia narra il fato. Una nave leggendaria che Gremello ha affondato. Il suo equipaggio non fece mai più ritorno. Chissà se qualcuno la vendicherà un giorno. Solo un vecchio relitto ammuffito. Ecco cosa resta della Morningstar. La Morningstar era stata una delle prime navi a raggiungere il Mare dei Ladri. E la sua ciurma non era formata da pirati qualunque. Anzi, erano soliti vestirsi molto elegantemente e il loro capitano, Eli Slate, prese parte persino alla riunione che il Signore dei Pirati ebbe a Golden Sands. Un giorno, l'equipaggio si accorse di essere inseguito da un vascello maledetto. Poi due, poi tre, poi una flotta intera. Scoprirono così che Greymarrow, dopo che Jaspar, un ex abitante dell'avamposto Golden Sands, ebbe spifferato tutto sul loro conto, aveva messo una taglia sulla loro testa per la pietra della Shroudbreaker posseduta dalla ciurma. La Morningstar sarebbe in grado di sconfiggere un vascello, ma non un'armata. A coscienza di ciò, un membro dell'equipaggio, Jill, decise di abbandonare la nave per eludere l'armata di Greymarrow ed evitare di fare una brutta fine. Greymarrow, oltre a cercare i frammenti della Shroudbreaker, stava cercando delle reliquie, un teschio e un calice. Il teschio apparteneva al capitano Douglas, un pirata dei vecchi tempi, che lottò persino contro il Signore dei Pirati. L'obiettivo del Lord degli Scheletri era quello di far tornare nel mondo dei vivi questo antico pirata. L'altra reliquia che gli scheletri stavano cercando era veramente potente. Si trattava infatti del calice della resurrezione, lo stesso calice che maledisse il famigerato capitano Flameheart. Tornando alla Morningstar, Slate tentò persino di decifrare la lingua degli scheletri per trovare il punto debole di Greymarrow. La più grande paura di Eli scaturiva dal fatto che sapeva che il suo inseguitore era a coscienza di un incantesimo in grado di catturare gli spiriti e impedir loro di raggiungere il traghetto dei dannati. Parlando con Fontaine, Slate ricordò di aver già incontrato Greymarrow. Infatti, quest'ultimo, prima di essere maledetto, era un acerrimo nemico del capitano della Morningstar. Fontaine credeva che sarebbe stato meglio cedere il frammento della Shroudbreaker agli scheletri prima di avere un vero e proprio conflitto. Ma ormai era troppo tardi. L'inseguimento era diventato motivo di orgoglio per Greymarrow, che desiderava spazzare via dal Mare dei Ladri la Morningstar per sempre. Lo scontro ci fu. La Morningstar venne affondata e la battaglia terminò su Krakensfall, dove i sopravvissuti della ciurma vennero uccisi e i loro spiriti imprigionati con il maleficio. Eli Slate fu molto orgoglioso del comportamento della sua ciurma e l'unica cosa che sperava in cuor suo è che un giorno una ciurma col fegato per affrontare Greymarrow riuscirà a vendicarli. Da quello che si dice, sembra ci sia stato un solo sopravvissuto, ma nessuno la vede da anni. Chissà, forse Jill sarà morta. Oppure vive sotto mentite spoglie.